sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. L'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. La sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Parola del Signore. Parole del Santo Evangelo cancellino i nostri peccati. Sia lodato Gesù Cristo. Una delle frasi che ricordo molto bene di un libro di meditazione che ho usato al primo anno di seminario di Tommaso da Kempis, Meditazione di Cristo, nel primo libro, credo sia nel capitolo 17, recita più o meno così nella versione antica: l'uomo nel giudicare gli altri si affatica senza trarre alcun profitto, erra, sbaglia assai volte e facilmente pecca. Si affatica senza trarre alcun profitto. Immaginate una giornata lavorando e non avendo concluso nulla, anzi peggiorando la situazione. Sbaglia assai volte, cioè immaginate, fate una cosa e sbagliate, e facilmente pecca, la cosa più grave che ci possa capitare, entrare in inimicizia con Dio, nell'avversione a Dio, voltare le spalle a questo è il peccato. Mentre l'uomo quando giudica se stesso, trae grande giovamento. Vedete, Gesù ci dice nel Vangelo: non giudicate per non essere giudicati. Perché? Il giudizio è prendere il posto di Dio. L'unico che può giudicare, l'unico giudice della storia, del tempo e dell'eternità è il Signore. Egli solo conosce ciò che c'è nel cuore di ogni uomo, egli solo conosce, sa realmente come sono andate le cose, quali erano le circostanze favorevoli, potremmo dire le attenuanti o le aggravanti alle situazioni. Solo Dio può saperlo. E quando noi invece giudichiamo, vogliamo prendere il posto a Dio. Quasi quasi diciamo al Signore: stai zitto, te la vedo io. Non ti intromettere nelle cose che tu non capisci, anzi ti suggerisco io come si fa. Capite che questa è la cosa più grave che un uomo possa fare.
E si conclude la pericope evangelica che abbiamo ascoltato, tratta dal capitolo sesto del beato evangelista Luca, con quell'espressione che così dice: l'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. E come trae fuori il bene? Nelle azioni buone. Tante volte magari nel poter dire anche una parola buona, ma altrimenti noi sappiamo che il bene non fa rumore e non ha bisogno di propaganda. Il più delle volte, ecco, il bene deve essere fatto nel silenzio. Mentre l'uomo cattivo dal suo canto, dal suo cattivo tesoro, attenzione, non dice del suo cuore, perché Dio ci ha creati buoni. Anche il nostro cuore è capace di far affiorare cose buone. Ogni albero può produrre frutti buoni, tranne quando si ammala, e allora produce il frutto cattivo. Così l'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, cioè da quello che ha accumulato nella sua vita, poi le vicende sbagliate, le cattiverie che ha ricevute, l'esperienza che ha fatto del male, la violenza subita, non solo fisica, tante volte anche verbale, psicologica, sono tante situazioni che solamente chi ci passa può comprendere, trae fuori il male e quindi la sua bocca esprime ciò che dal cuore suo sovrabbonda. Alla fine la bocca parla della bellezza del cuore e tante volte l'esperienza, e tante volte gli attraversamenti della vita dovrebbero aiutarci ad affinare, a togliere le spigolosità, ad essere di quelli che sanno comprendere il vero senso della vita. Io mi domando se 2 anni di pandemia ci abbiano fatto del bene o ci abbiano inasprito. È una domanda, non voglio dare risposta né a me, forse no, su di me posso dirlo. Forse non sono diventato più buono, anzi sicuramente non sono diventato più buono. E devo togliere la trave, non solo dal mio occhio, ma anche dal mio cuore. Altrimenti questa parola che Dio oggi mi ha dato, come la sto vivendo? Forse anzi, come uomini che dovremmo ricercare quel frutto di pace, di bene, di grazia, di misericordia, di comprensione, di accoglienza, di benevolenza, non la vediamo. Oggi siamo chiamati in modo particolare a intercedere, a pregare per il dono della pace, ma non ci può essere una pace universale nel mondo se non iniziamo noi ad essere quelli che nel proprio mondo, nel proprio ambiente, nella propria famiglia, nelle proprie relazioni interpersonali, negli ambienti di lavoro, con le persone con le quali ci interfacciamo, non iniziamo a vivere dinamiche, come dice Gesù in una delle beatitudini, da facitori, da operatori di pace. La pace ci può essere nel mondo se iniziamo noi ad essere in pace, anzitutto con Dio, rinnegando il peccato e scegliendo la via del bene, della grazia, della misericordia. Essere in pace con noi stessi. Questo significa fare pace tante volte anche col cervello, perché non è che siamo tanto a posto e non c'è bisogno di andare dagli strizzacervelli. Fare pace con se stessi significa iniziare a comprendere che quello che pensiamo, che quello che vogliamo, che quello che desideriamo, che quello che facciamo, che quello che diciamo,
quello che c'è nel nostro cuore, dentro, fuori, tutto intorno a noi, deve essere uno. Altrimenti rischiamo di essere e di comportarci da dissociati. E fare pace con se stesso significa recuperare l'armonia dell'animo, del corpo, dello spirito, nelle relazioni interpersonali, nelle nostre dimensioni della persona umana. E ancora, di conseguenza, essere in pace con gli altri. Allora sì che ci può essere pace nel mondo. Allora sì che possiamo invocare il principe della pace, perché porti pace. E la pace si diffonde attraverso il nostro impegno, attraverso la nostra testimonianza nelle opere buone, nel vero bene. Chiunque fa opera di pace viene seminato nel proprio cuore un frutto di pace, non un seme di pace, un frutto di pace, perché Dio stesso è la nostra pace. È Dio stesso che fa affiorare i frutti della grazia da noi. E poi la pace che possa veramente farci essere in armonia col creato. Perché se siamo in armonia col creatore, se siamo in armonia con le creature tutte del creato, saremo in pace anche con il creato stesso. E vivremo veramente quella grazia che si esprime in quella preghiera che abbiamo elevato al Signore con il Salmo 91. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti, verdi e rigogliosi. Allora comprenderemo che la pace ci fa ottenere anche il dono della longevità, perché altrimenti quando una persona è in guerra le vittime ci sono e le prime vittime siamo noi stessi, ci ammaliamo noi stessi, permettiamo al male di entrare in noi. La malattia è l'azione del male che agisce, perché forse, ecco, c'è stato questo squilibrio. Voglia il Signore donarci la grazia, come diceva, credo che fosse Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che diceva, ecco, di saper leggere anche i segni che bussano alla porta della nostra vita. Poi anche una malattia che bussa alla porta della nostra vita è un messaggero che da parte di Dio ci dice che qualcosa non va, che forse noi dobbiamo rivedere, revisionare determinate cose. E questo al di là della sofferenza, che è uno strumento di grazia, che ci unisce alla sofferenza redenta di Cristo e che ci permette di portare frutto. La nostra sofferenza si è unita alla sofferenza redenta di Cristo e redentrice di Cristo che si rinnova nel sacrificio dell'altare. Allora sì che è una sofferenza feconda che serve per il bene. Offriamo al Signore noi stessi in sacrificio spirituale gradito a Dio, ringraziandolo per l'opportunità di grazia che ci dà di vivere, ecco, facendo del bene e nel contempo anche permettendo al Signore di usare noi come strumenti di bene nel mondo. Ecco, con questa consapevolezza vogliamo chiedere al Signore la grazia di risplendere come astri nel mondo, come il beato apostolo Paolo ci raccomanda, tenendo salda, alta la parola della vita nella nostra vita. E tutto questo facendolo, ecco, soprattutto con le opere di misericordia. Siate misericordiosi, significa che dobbiamo essere misericordia. Come? Nelle azioni. Eventualmente anche nella parola.
se è necessario, se sappiamo che quella parola viene accolta. Se quella parola potesse non essere accolta da chi la riceve, nel silenzio, con la preghiera. Da noi si usa dire che la migliore parola è quella che non si dice. Il frutto della pace pende dal ramo del silenzio. È vero? Bene non dirle tante cose, anche quando sono modere, valide, che potrebbero essere un incoraggiamento. Magari non sappiamo come vengono recepite. E allora, nel silenzio, nella preghiera, in un respiro più profondo, più proficuo, che non significa essere ipocriti. L'ipocrita chi è? È colui che si maschera, mette la maschera davanti, magari non dice niente, ma dietro sta gridando. Anche ci sono dei silenzi che sono gridi. Invece nel nostro silenzio deve portare pace, deve portare la grazia del Signore. Ci accompagni l'intercessione materna di Maria Santissima. L'Evangelista Luca nel Vangelo, nei primi due capitoli del Vangelo, ci dice che Maria custodiva nel suo cuore queste cose meditandole. Magari non le capiva razionalmente determinate espressioni, anche quelle di Gesù. Non sapete che io devo fare le cose del Padre mio? Io penso che Maria e Giuseppe non abbiano compreso, ma custodivano nel cuore dello scrigno, del sacrario, della propria coscienza, tutti gli accadimenti, noi di tante cose, non dobbiamo essere precipitosi. Il tempo farà affiorare le cose, il tempo farà affiorare quello che abbiamo seminato. Se abbiamo seminato cose buone, affioreranno cose buone. Se noi seminiamo in un campo degli ortaggi, non è che ne possiamo aspettare un altro tipo. Quello che seminiamo raccogliamo. È così o non è così? È così. E allora il Signore ci dia la grazia di seminare parole buone, di dire cose buone. Ecco, penso che questa è la saggezza e nella sapienza che viene dall'alto. Dio ci vuole illuminare. È l'intercessione materna di Maria Santissima, di San Giuseppe, dei nostri santi patroni e protettori, i nostri santi angeli custodi che ogni tanto ci raccomandano il silenzio. Ecco, ascoltiamoli per essere graditi a Dio, per essere segno e testimonianza per gli uomini. Auguri di salute.